molto triste, non mancano i commercianti, triste. Ma avete avuto un calo di quanto più o meno delle vendite? Del 70-80% di sicuro. Però un po' di gente c'è. No, un po' di gente c'è, però molti guardano perché stanno anche parecchio distanti, non c'è molta gente che non hanno molta voglia di... Hanno paura anche avvicinarsi. Sì, no, veramente c'è molta preoccupazione. Io la prima mattina che rientro dalle ferie, quindi non, molto lenta comunque. Cioè, al di là magari che è freddo e noi abbiamo già la roba estiva, però sai, c'è pochissima gente, cioè rispetto al solito. Più o meno un calo di quanto stimi? Io se devo considerare oggi sarà un 70%, però si augura poi che col sole e tutto le cose si adeguino un pochino alla normalità. Ma la gente cosa dice? Che ha paura? No, nessuno che... parla. No, almeno per quello che ho potuto constatare io stamattina, nessuno si fa le battute, sì, però non c'è... Cioè, tutti probabilmente hanno la loro angoscia, ma se la tengono, cioè non è che vengono a comunicartela. Allora, come vanno gli affari qua in centro storico? Ma gli affari qui in centro storico sono calati di un buon 60%, un po' per tutti penso. E lei in particolare che calo ha avuto? Ma secondo me anche noi un 60% in meno lo riteniamo abbastanza in linea su quello che vediamo un po' sia per gli altri ma anche per noi. Poi notando un po' come il centro storico, specialmente alla sera, è completamente vuoto, quindi... Questo è un po' E la gente che viene cosa dice? Che ha paura? Cosa... Sì, la gente tutta vengono con i disinfettanti, vengono con le mascherine, disinfettano tutti i punti dove toccano, alcuni, altri sono scherzosi sulla materia, quindi dipende un po' da persona a persona. È chiaro che comunque questo coronavirus ha messo alla prova parecchi di noi, perché veramente ha messo in crisi parecchi.